Abbiamo l'onore di avere con noi l'ambasciatore Stefano Stefanini, che è stato tra i partecipanti del WMF International Roadshow qui a Praga. Grazie di essere con noi. Lei è tra i sostenitori di Roma Expo 2030, che ci ha detto che verterà su innovazione e sostenibilità. Ci può dire meglio? Allora, dobbiamo far mente locale al mondo nel 2030. Nessuno di noi ha la palla di cristallo. Difficilissimo. Comunque, una cosa sappiamo, credo, è che nel 2030 uno dei temi centrali dell'agenda internazionale, sperando che non ci siano guerre in quel momento, saranno i cambiamenti climatici, perché quelli sono una realtà. Allora, Expo 2030 offre l'opportunità ai paesi partecipanti, e questa è di far vedere che progressi si stanno facendo, come. E qui entra in gioco il punto decisivo, che è quello con l'innovazione e la tecnologia. E cioè, su questo fa di come vediamo noi Roma 2030 un tassello importante non soltanto per l'Italia, ma qua deve essere, essendo un'esposizione universale, per tutti i paesi del globo. Ecco, la figura di Roma tra appunto sette anni, che sarà difficile da immaginare. Ecco, quindi un centro nevralgico del mondo dell'innovazione internazionale. Sì, infatti la località che ospiterà Expo 2030, se Roma... Come ci auguriamo, lo otterrà, è l'area di Tor Vergata, dove c'è un'università e dove intendiamo l'Italia, il Comune di Roma, il governo italiano, intendono creare un centro esattamente per start-up. Quindi non è soltanto una Roma Expo 2030, durerà sei mesi, quello che durerà, ma c'è già un'università, deve lasciare poi una traccia proprio in questo campo della tecnologia e dell'innovazione. Anche immagino per coinvolgere le nuove generazioni, giovani, sì. Non solo universitari, proprio per lanciare buttare un seme. Assolutamente. Ci sono già dei progetti in atto, comunque potenziali progetti su questi aspetti? Ci sono dei progetti, ma il progetto stesso dell'architettura che sarà tanto è un Expo che vuole essere ma net zero, ma veramente net zero, quindi sfruttando economia circolare, riciclabilità, eccetera, eccetera. E poi su quello deve, come è successo a Milano con Expo 2015, poi si costruisce il futuro, e quindi nulla mi sembra di più. Sono stato fortunato io a venire qui oggi. Io sono venuto qui per cercare di convincere il governo ceco a sostenere Roma, ma di trovarmi anche con l'evento del WMF, perché parliamo della stessa cosa. We make future, in fondo chi veramente fa il futuro sono le imprese, sono gli operatori, le imprese dello startup. Noi con Expo 2030, immagino anche con We Make the Future, però gli offriamo il contesto, gli offriamo una cornice in cui possono esprimere il meglio di sé, e questo l'ho visto nell'interazione fra imprese ceche e imprese italiane, creare quelle connessioni che sono essenziali, perché tante volte paesi come i nostri, come la Cechia, come l'Italia, hanno le capacità intellettuali, la genialità, se vogliamo, di essere innovativi, ma gli manca
la dimensione, il sostegno, quindi ad esempio un sostegno finanziario molto importante, che fossero qui presenti anche le banche, eccetera, perché queste cose hanno anche bisogno di finanziamenti. Ritiene che l'Italia possa essere tra le protagoniste del futuro, quindi dell'innovazione, della costruzione del futuro e quindi del mondo dell'innovazione? Sicuramente sì, l'Italia lo può essere, però lo può essere in due maniere. Lo può essere come Italia, se riusciamo veramente a far, come diciamo spesso, a far sistema, cioè a sistema Italia. Se non ci riusciamo, per qualsiasi motivo, incapacità politica o mancanza di consenso, lo faranno gli italiani andando all'estero, come stanno già facendo. Basta guardare qualsiasi programma, i nomi di tanti CEO, di tanti tecnici, tante start-up sono create da italiani, figli di italiani che sono andati all'estero. E questa, noi ci preoccupiamo tanto dell'immigrazione in Italia, dobbiamo preoccuparci dell'emigrazione dall'Italia, perché stiamo perdendo i talenti. Ci auguriamo una controtendenza. Quindi non ho il minimo dubbio che l'Italia sarà all'avanguardia, spero che lo sia non soltanto come italiani, ma anche come paese. Ce lo auguriamo, noi lavoriamo per far questo, poi. Lo so, e anch'io. Ci troviamo insieme. Anch'io, come Antonella Fontana, come l'ambasciatore Marsili, io ci ho lavorato per 40 anni. Da diplomatico lavoravo per l'Italia. Quindi spero proprio di non averli spesi inutilmente. Okay. Va bene, la ringrazio per la sua testimonianza, ci auguriamo magari di poterla avere ospite al nostro Festival di Rimini, che è diciamo, la sintesi di tutti i progetti che facciamo in all'estero, appunto questo International Roadshow. Grazie ancora. Complimenti per quello che fate, perché è veramente meritorio e meritevole. La ringrazio molto. Arrivederci.